Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: non crediate che io sia venuto ad abolire la legge o i profeti. Non sono venuto ad abolire, ma a dare compimento. In verità io vi dico, finché non siano passati il cielo e la terra, non passerà un solo iota o un solo trattino della legge senza che tutto sia avvenuto. Chi dunque trasgredirà uno solo di questi minimi precetti e insegnerà agli altri a fare altrettanto sarà considerato minimo nel regno dei cieli. Chi invece li osserverà e li insegnerà sarà considerato grande nel regno dei cieli. Parola del Signore. Fino a quando salterete da una parte all'altra, sembrerebbe una domanda molto provocatoria, dura, potrebbe non interessare la nostra vita. È Elia che pone questa domanda al popolo israelitico che aveva convocato il re Acab. È una domanda, cari fratelli e sorelle, che anche noi dobbiamo porci, perché seguire il Signore significa rimanere costantemente uniti a Lui, avere il cuore rivolto a Lui, osservare e vivere la parola di Dio, con la semplicità della nostra fede, con lo zelo della nostra volontà, con il fervore della nostra preghiera. Se incominciamo noi, cari fratelli e sorelle, a diminuire la preghiera, a rendere più occasionale l'ascolto della parola del Signore, a sorvolare su certi comportamenti che ci derivano dalla formazione cristiana, ecclesiale, allora noi incominceremo a combattere tra le due sponde, quella del nostro corpo e quella del nostro spirito. E siamo tentati più a seguire i bisogni del corpo anziché i bisogni dello spirito. La carne, fratelli e sorelle, chiede soddisfazione e se è libera nella sua avidità ci ingoia, perché è troppo semplice. Viviamo in questo mondo impastati di materia, abbiamo tante delusioni, tante amarezze, tante insoddisfazioni, abbiamo anche tante aspirazioni. E siccome l'essere cristiani, seguire la parola del Signore, ci chiede di fare delle scelte, di alimentare la ricchezza della vita spirituale, è chiaro che ci troviamo un po' disorientati. E allora un giorno ci sentiamo di pregare, un altro giorno no. Esempio, io sto ammirando moltissimo le persone che vengono qui in questa tredicina, che poi non è tredicina, è anche quindicina, più 8 giorni, in onore di Sant'Antonio. Ma ci domandiamo, perché durante il resto dell'anno non c'è lo stesso fervore? Non c'è lo stesso sacrificio, ci si alza la mattina presto,
ci viene anche durante le ore in mattinata, nel tardo pomeriggio, fino a sera. Proprio ieri sera sentivo due persone che, commentando l'andamento della tredicina, l'afflusso delle persone, dice: beh, finita la tredicina, questo piazzale rimarrà vuoto. Che tristezza! E allora, fratelli e sorelle, si ripropone la domanda: fino a quando salterete da una parte all'altra? Naturalmente la rivolgo prima a me. Cioè, fino a quando noi ci barcameremo e invece di determinarci e di infervorarci sempre più ci raffreddiamo un pochettino. Perché questo? Questo accade come è accaduto al popolo israelitico quando non si ottengono tutte quelle soddisfazioni umane e forse anche spirituali. A volte si cerca una grazia e il Signore o Sant'Antonio tardano oppure non sentono, ma il Signore è padre e madre, sa quando noi abbiamo bisogno di quella grazia che desideriamo o che ci viene ispirata dai bisogni e ce la dà al tempo opportuno. Dobbiamo avere fede, dobbiamo fidarci. Il popolo israelitico che era stato liberato dalla schiavitù d'Egitto e tante volte si è ripreso la libertà di non seguire il Signore, di non ascoltare il Signore ed è ricaduto nel peccato. E ed è successo lo stesso. Ci si costruisce un altro Dio, un Dio mio, nostro, come il vitello d'oro nel deserto, e così Baal, un'altra religione. E allora qui Elia propone, per invogliare il popolo a ritornare al Signore, propone questo sacrificio che deve essere acceso dal fuoco, un fuoco venuto dall'alto, mandato da Dio, dal vero Dio. E lui si diverte, stuzzica i profeti di Baal, che erano addirittura 450, e lui era solo. Solo. Ebbene, la voce dei 450 profeti non è riuscita ad accendere la vittima preparata sull'altare di Baal. Non è il numero, fratelli e sorelle, che stabilisce la verità o stabilisce la fede. È il Signore. Ed è seguire il Signore. Elia poi fa preparare l'altare con le 12 pietre o stelle che stavano ad indicare le 12 tribù di Israele. Nell'unità dell'altare lo invoca e il fuoco accende e consuma il sacrificio. E allora il popolo tornò sui suoi passi e riconobbe il Dio di Israele. Gesù ci pone qui con chiarezza l'insegnamento che non è venuta ad abolire nulla della legge, ma è venuto a purificarla e a dare pieno compimento. Addirittura dice che non passerà un solo iota o un solo trattino della legge finché tutto sia compiuto. Vedete, fratelli e sorelle, a volte noi siamo modernisti, o passato non serve, o passato da gettare. Non è tanto si è fatto così nel passato, no, questo non è manco giusto. Ma si prende il patrimonio giusto per alimentare il presente e per sognare il futuro. La legge ci deve aiutare a vivere meglio, a ritrovare la felicità della coerenza, della trasparenza e della legalità, sia umana che spirituale. I 10 comandamenti o la parola del Signore sono, tra virgolette, legge.
e si compie nel momento in cui noi con Gesù ci lasciamo avvolgere e coinvolgere nell'unità, nell'essere una sola cosa, un solo spirito, una sola fede, come dice San Paolo. E allora è bene che noi, fratelli e sorelle, invochiamo con tutto il cuore ciò che abbiamo ascoltato accanto al Vangelo. Insegnami, mio Dio, i tuoi sentieri, guidami nella tua fedeltà e istruiscimi. Se noi andiamo a leggere la vita di Sant'Antonio, o meglio ancora, le omelie o le prediche di Sant'Antonio, noi troviamo sempre questa comunione intensa della vita di Sant'Antonio con la parola del Signore. Non c'è "io uso il Vangelo secondo i miei gusti", non c'è un Vangelo dei ricchi, dei poveri, degli intelligenti o degli ignoranti. C'è il Vangelo del Signore per tutti. E la mia vita non può essere di Tizio, Caio e Sempronio, è del Signore, e il Signore la dona a tutti, come Lui ha dato la vita per tutti. E allora sì che incominciamo a vivere questa pienezza di legge e aspiriamo sempre più a far sì che la legge sia quella parola che il Signore mi dona perché io potessi dare risposta e compierla nella mia vita. È bello rimanere fedeli, perché fratelli e sorelle, uno che vive il cristianesimo, il Vangelo, viene ostacolato, viene perseguitato, viene calunniato. E chi calunnia, chi perseguita, è solo perché deve coprire i suoi misfatti e perché non è capace di concepire il bene, solo il suo bene, ma è un bene che lo porta al male, nell'abisso del male, mentre chi opera il bene del Signore porta gioia e porta libertà.